Qui in Parlamento esplodiamo di gioia perché è arrivato l'uomo che risolverà tutto. Sembrava impossibile fino a pochi giorni fa. C'è anche la possibilità del governo istituzionale guidato da Draghi. No. Ma se si fa una roba del genere, come fareste ad andare d'accordo che già si stanno a scannare tra loro? Passiamo dalla padella a brace. Appunto, se non vanno d'accordo in quattro, come farebbero ad andare d'accordo in otto? Pensa ai capocciate che vedereste. Ma ormai tutto ciò è il passato. Se Renzi ne avesse fatto cadere Conte, voi il governo non ci arrivavate manco con la mazza fionda. O vuoi ringraziare Renzi? Ma una domanda sul lavoro, sulla scuola, sulla riapertura, sui ristoranti? Ma sono tutti problemi reali, ma che ci importa? Non è che mo entri al governo e poi fra mesetto dici oh, con questi non si può governare, me ne vado via. Ti ripeto, una domanda che riguarda il pianeta Terra, la vita reale. Io amo Draghi, mi piace da morire. Non t'ha smosso qualcosa nel cuore? Sono tutti innamorati. Io pure sono innamorato di Draghi, ci farei un figlio. Lui non parteciperebbe però, ecco, ne sono convinto. Siete contenti che avete riportato finalmente Salvini al governo? Vediamo se ci arriva. Noi siamo qui per parlare delle politiche per il lavoro oggi. Con Draghi si risolverà tutto in 5 minuti. Draghi è bravissimo, bellissimo, simpaticissimo. Ma tra quanto farete accortellate con la Lega? Noi siamo alternative alla Lega, però. Sei sicuro che col primo canotto che sbarca a Lampedusa quello non comincia a rompere le palle? Ah, faccia pure. Draghi mi piace più di melanzana, parmigiana e fammi madre. A te ti piace? Certo, come no. Ma quanto ti piace? Piace a tutti perché è un grande italiano. Draghi sarà sicuramente il Viagra della situazione politica italiana. Draghi è il massimo a cui potevamo ambire. Secondo me è il massimo, non c'è niente di meglio. Voi che farete? Lo sosterrete? Vi siete messi d'accordo con voi stessi? Noi siamo con Draghi adesso con la convinzione che ci saremo anche nei momenti difficili che arriveranno. Ci saranno scontri di nuovo feroci su tanti temi. Ma no, dici. Sul ma mercato, secondo me no. Sulla cannabis, sui migranti. Ma tu te le fai i cannabis? No, a una certa età. Non prima te le facevi? Quando ero ragazzino. Quanto è bravo Draghi? Io penso sia bravo. Cioè è il top del top. Lei in questo momento di meglio? È più bello Draghi o Pannella? Bel match. Amo Draghi più di quanto tu non possa amare il Papa. Fino a 5 giorni fa il governo vedevate col binocolo. Non vi pare vero che sta dentro a maggioranza? Il binocolo non lo usavamo prima e non lo vogliamo usare adesso. Fino all'altro giorno vi stavano tutti a ruffianavvese perché eravate centrali. Come ci si sente adesso che non vi si fila più nessuno? Io non credo che non ci si fili più nessuno. Pensa quando Crimi ti dirà no, non mi sta bene quello che ha detto Calenda. Com'è? Male. Sei innamorato pure te dei Draghi? Io gli porterei l'acqua con le orecchie. Non ce l'hai le orecchie, ce l'hai sotto il coso. Poi sei più bolscevico oggi, guarda. Sì, ci trovi qualcosa di male? No. Perché Draghi non vi piace? È così bello. Sei sicuro che non ci piace? Non l'abbiamo mai detto che Draghi non ci piace. A me piace pure a voi. Draghi è più bello della Cappella Sistina. Anche tu ne sei estasiato. Lo trovo semplice, lucido. È il meglio che possiamo avere in Italia, eh. Lo sai che Draghi è meglio di te pure? E questo un po' mi inquieta, secondo me.